Nicola. Vado. Allora, buongiorno, siamo collegati in streaming, quindi ci vedono anche da remoto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono molto orgoglioso, molto soddisfatto di presentare questa nuova produzione nella nostra città, una produzione importante. Il titolo è Love in the Villa, lo conoscete. E sono molto orgoglioso perché segna un ritorno nella nostra città delle grandi produzioni, in un contesto in cui nella nostra città sono ritornate anche tantissime persone. Perché il rischio, lo dico ai produttori, lo dico agli attori, è che ritornaste nella nostra città a fare una produzione con una città senza turisti, con tutto chiuso. A causa della pandemia, del Covid-19. Ed invece questa produzione si innesta nel momento perfetto, cioè si innesta nel momento in cui la nostra città è ritornata a livelli pre-Covid, più di ogni altra città d'arte in Italia ha visto il ritorno dei turisti, siamo davanti a qualsiasi altra città, e quindi poter far vedere al mondo le bellezze della nostra città in un contesto così, in un momento come questo, in cui penso che in ogni parte del mondo ci sia voglia di ottimismo, ci sia voglia di ritornare a girare, ci sia voglia di visitare, ci sia voglia di bellezza, ci sia voglia di belle produzioni, ecco che la centralità di questa produzione sia la nostra città, sia la stupenda città di Verona, è un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, e vi ringrazio per aver scelto la città dell'amore, non una città dell'amore, la città dell'amore, per girare questa produzione. Grazie Sindaco. Grazie. Noi ci conosciamo, oggi do il benvenuto anche Mark, regista, la protagonista di Love in the Villa e le produttrici. Ecco, e di nuovo ancora a Nicola Rosada, con cui abbiamo lavorato, Jacopo Chessa, che è direttore della Fondazione Film Commission del Veneto, con cui anche collaboriamo ormai da più di un anno, e sono felice che anche lui sia presente oggi a questa presentazione. Una presentazione, come diceva il sindaco, di nuovo Verona palcoscenico importante, una produzione indipendente Netflix, quindi sicuramente una produzione che entrerà in un circuito molto vasto di pubblico, e quindi un pubblico che conoscerà Verona attraverso appunto i protagonisti di questa bella storia d'amore, che è ambientata naturalmente nella nostra città. Quindi, come abbiamo detto tante volte, Verona, il mito di Romeo e Giulietta, valorizzano la città anche culturalmente, rendendola attrattiva anche per iniziative come questa, che rappresentano il modo giusto anche di proporre la nostra città. Un ringraziamento doveroso è a tanti settori del comune, adesso non vi indico tutti, una fra tutte la dirigente Tatiana Basso, che è dirigente del settore cultura, Gabriele Ren, che è qui, che è capo area, il comandante Altamura della polizia locale, è traffico, esatto, perché devo dire che per arrivare ad ospitare una produzione complessa come questa, che ha delle esigenze particolari e forti, che toccano i punti più frequentati della nostra città, c'è bisogno di un lavoro estremamente complesso. Quindi dietro quella che saranno le immagini, le riprese, c'è comunque tutto un lavoro che, devo dire, per il comune è anche interessante svolgere, e che segue, il dottor Rein è stato precursore con il famoso Letters to Juliet, che ha anche lì naturalmente coinvolto il comune. Per cui un grazie anche che oggi siano venuti tutti, questo ci fa molto piacere, molto piacere davvero. E insomma, io adesso passo la parola a Nicola Rosada, che introduca i nostri ospiti, che i nostri cittadini per qualche settimana, circa 6 settimane, potranno incontrare in giro. Buongiorno a tutti. Allora, volevo presentare le produttrici del film, Stephanie Slack, Margaret Adelston, la nostra protagonista Kat Graham e il nostro regista, sceneggiatore e produttore Mark Steven Johnson, che ha scritto questa bellissima
He wrote this fantastic romantic story with three main actors, Kath, Tom, and Verona City. And I leave him to tell us something about how he discovered Verona and how he wrote the script. Thank you. Grazie mille. Buongiorno. I wrote this script this last year, and I've never been to Verona before. So everything I learned was. Italy has always been my favorite country in the world, and it's the one place that I've always wanted to come to. We wanted to make something that was really very romantic in the most romantic city in the world, and since we've been here, well, we've all just so fallen in love with it. We put together all of our location photos of everywhere that we're shooting, and I put it to music, and we sent it out to Netflix and everybody else, and everyone's been watching it. Everybody wants to come to Verona, so that's our goal. So we're so happy to be here, and everyone's been so kind to us, genuinely and helpful, and it's just they've really rolled out the red carpet for us, and we love it here. We just want to say thank you to everybody for having us. Grazie. È un ringraziamento a tutti quanti per l'accoglienza che abbiamo avuto a Verona da parte del sindaco, da parte di tutto il comune di Verona, della polizia municipale e dei semplici cittadini. È stato fino adesso veramente fantastico. So, molto grazie. Grazie. Se volete qualche altra piccola nota su quello che potete dire. Sì, quello che possiamo dire, ma non penso che si senta più. No, ma è per, no, per lo streaming. Allora, senza dare troppo noi saremo per 4 settimane circa nel centro di Verona, a partire da lunedì 27, e saremo in molte location differenti. Ovviamente saremo nel cortile di Giulietta, Ponte di Pietra, Piazza delle Erbe, Piazza Bra, cioè tutti i luoghi iconici della città. Andremo fino a fare una puntata al Lago di Garda e gireremo all'aeroporto di Verona anche, e quindi diciamo cercheremo di dare un'immagine totale della città di Verona nel contesto di questa commedia romantica con Kat protagonista. Sì, la villa romantica. Esatto. If you want to say something? Absolutely. Well, just thank you guys, everyone, for being here. And I really want to thank you guys for making this happen for us. This is Verona is actually my favorite place in the world. Verona è il suo posto preferito nel mondo. E non si può dire, ma lei. Ma, I just say. And this film is one of the best written and will be one of the best directed films that I will have the honor to do in my career. Questo film è scritto benissimo, una sceneggiatura bellissima e lei è super onorata e sarà uno dei e sarà il più bel film della sua carriera. I spend a lot of my time and my career in Italy. Lei ha passato molto del suo tempo e della sua carriera in Italia. And I'm excited for the rest of the world to fall in love with Verona like I have. E lei è felice perché anche il resto del mondo si innamorerà di Verona quanto è innamorata lei. Bellissimo, un applauso. Grazie, grazie mille. Grazie. Aggiungo ancora qualcosa. Io, come direttore della Veneto Film Commission, allora, i film si fanno in squadra, che non è solo la squadra della produzione, ma molto di più di tutto ciò che ci sta attorno.
e devo dire che dai primi rapporti che ho avuto con la città di Verona, quando ho incontrato l'assessore Briani, ho subito capito che c'era una grande disponibilità a collaborare con la Film Commission e con le produzioni in arrivo. Quindi mi accodo ai ringraziamenti alla città, all'amministrazione, al sindaco, all'assessore, che hanno veramente dimostrato non solo disponibilità, ma anche intelligenza e attenzione per un progetto così importante. E ovviamente a Nicola Rosada, che è un segugio di grandi progetti, porta qui cose importantissime, è davvero un valore per la filiera del cinema veneto. E ovviamente a voi, benvenuti. Welcome again. Grazie. L'unica cosa io aggiungo in chiusura, ad uso ovviamente anche soprattutto della stampa, ovviamente questa è una produzione importante, è una produzione su cui abbiamo lavorato tanto, una produzione che occuperà tanti spazi della città. Su questo ovviamente arriverà comunicazione, non dico di giorno in giorno, ma una comunicazione costante ai nostri concittadini per comunicare dove saranno le location e quindi eventuali chiusure o eventuali disagi che ovviamente ci saranno, ma sono assolutamente certo che poi quando i nostri concittadini sanno che questa è una produzione che farà vedere la bellezza della nostra città in giro per il mondo, saranno pazienti, ma comunicheremo ovviamente di volta in volta per essere come al solito i più efficienti possibili. Esatto. Bene, grazie. Se non ci sono domande, grazie a tutti.